Vabbè, noi perché siamo qua? Primo per omaggio a Santa Barbara, visto che questa è la caserma Santa Barbara, visto che Santa Barbara è anche la patrona della Marina Militare, che viene usata come taxi per i clandestini dal governo italiano, e quindi mi sembra un insulto alla storia di questo corpo. Secondo, perché alle mie spalle c'è l'eccellenza che ha garantito la sicurezza di Milano, soprattutto durante Expo, e secondo la riorganizzazione, come si dice in burocratese, ovvero i tagli decisi dal governo Monti e poi su cui non hanno fatto nulla né Letta né Renzi, alcune centinaia di ragazzi che fanno servizio quotidiano eccellente su Milano con le loro famiglie verranno trasferiti a Vercelli, che non è esattamente un obiettivo sensibile per l'ISIS, e quindi si rischia di smontare il sistema sicurezza a Milano con un aumento di costi folle, oltre che per le famiglie e per gli uomini, anche per lo Stato, perché evidentemente dovranno venire a far servizio a Milano persone che arrivano dal Piemonte. Quindi dal nostro punto di vista non ha nessun senso, giù le mani dalla Santa Barbara, giù le mani dai ragazzi dell'esercito. Se Milano vuole continuare a essere sicura come è stata fino ad oggi, deve lottare con tutta la sua forza per tenere qua questo battaglione. Quindi noi sosterremo solo candidati sindaci che si impegnano a garantire la sicurezza per Milano e a non trasferire chi lavora in questa caserma e porta lustro e sicurezza per le strade di Milano. E invito il primo ministro Renzi a venire a visitare la caserma. Lo faccio a nome di chi ci lavora, di chi l'anima, di chi la vive, di chi si riempie le parole, la bocca di parola sicurezza. Venga qua a cercare di capire come si fa sicurezza. Smontare questo pezzo di sicurezza a Milano è un favore al terrorismo, è un attentato alla sicurezza dei milanesi, quindi la difendiamo con le unghie e con i denti e non ci rassegniamo al trasferimento. È un processo che si può fermare? Tutto si può fermare, volere e potere. È caduto il muro di Berlino, si può salvare la Santa Barbara e si possono tenere qua alcune centinaia di militari, basta volerlo. Ripeto, è una scelta del governo Monti. Domani mattina, fra le altre cavolate, il governo Renzi può con un tratto di penna decidere che Milano è Milano e la sicurezza a Milano vale più del presunto risparmio di qualche euro. E oggi i vigili del fuoco protestano contro Alfano, quando ci sarà il messaggio di Alfano, gireranno le spalle perché sono ignorati, ignoreranno il messaggio. Ieri è toccato ai poliziotti, oggi ai vigili del fuoco, domani magari all'esercito. Non ci sono bacchette magiche, non ci sono soluzioni facili. Ho la certezza che spostare questi 400 militari, togliere questi 400 militari di Milano è una cazzata enorme, è un favore a chi vuole combinare qualcosa di sgradevole a Milano. Quindi teniamoli qua e poi discutiamo di tutto il resto. Diceva che appoggerete un sindaco che chiederà di non spostare, avete qualche nome? Abbiamo in mente un progetto, è un programma. La sicurezza viene prima di tutto, perché senza sicurezza non c'è lavoro, non c'è tutela dell'ambiente, non c'è benessere a scuola. Quindi noi sosterremo chiunque si impegni a dire che questi 400 ragazzi qua sono e qua rimangono, e fortunatamente nell'ambito del centrodestra ce ne sono più di uno. Ma non c'è ancora un candidato? No, una rosa? Quando ci sarà il nome faremo il nome. Si ha la sensazione che stiate un po' in affanno? No, ma io per il momento leggo e commento gli scazzi del PD e non voglio arrivare allo stesso livello, e quindi quello che stiamo facendo ce lo teniamo per noi. Grazie. Senta, gli ispettori del ministero hanno detto che alla fine il sindaco, preside di Rozzano ha agito correttamente. Lei vuole chiedere scusa al preside dopo tutto quello che è successo? Quella scuola dovrebbe essere chiusa, ma non per i canti di Natale, perché in condizioni strutturali vergognose. Mancano le porte, c'è la muffa alle pareti, è crollato un pezzo di tetto, c'è lo scotch contro i topi, quindi o gli ispettori non hanno ispezionato oppure in quella scuola c'è qualcosa che non va, e quindi deve essere quel preside a chiedere scusa non a Salvini, che non mi interessa, ma alle mamme e ai bambini che frequentano quella scuola in condizioni indecenti. Ecco, il ministro ha detto al preside, comunque ha rimesso al preside la possibilità di dimettersi o meno, visto tutto il caso. Siamo al surreale, ripeto, togliere il presepe, togliere i canti di Natale secondo me è demenziale. Detto questo, fossi in quel preside mi batterei perché i bambini andassero a scuola senza topi e senza muffa.